Allora, Tra tutti i ragazzi che ci sono è, è anche l'unico che mi fa un po' paura. Perché? Che possa. che possa. Eh, che possa non lo so. Lo che passa. cuore. Ah, che può essere un tuo rivale in amore. Un mio rivale in amore. No. Non credo. Vogliamo provare a fare così? Ma volo un test attitudinale? Perché... Vieni, si, si facci delle domande. Se sì, faccio delle domande, noi rispondiamo. Eh, potremmo chiamarlo che so, Speed Date come format. Idea così. Io, però, non faccio vedere la faccia perché Diego vince già su questo. No, non dire così. Allora, io vi faccio delle domande. Sì, um... facciamo. Tutti. Giocano tutti, anche Omi e Chris. E. Sì, ok. Allora, sia personali, sia poi come. Come approccio a una donna. Ok. Come, come okay. Approccio... Naturalmente. Allora. Partiamo facile. Quanti anni avete? 24? 25. Non è vero, Andrea. Sì, sì, ma sì. allora non mi rompere i coglioni, mi fai parlare. No, non è vero. Eh, scusami. Non è vero. Va bene. 28. Prossimo. Io è... ne ho 30, ma spesi bene. Ok. Eh, tre, 31. Ok. Ehm, di dove siete? dei eh, sogni no no scherzo delle Marche delle marche. marche ma abito a Milano ok Torino Biasca uh, io del, abito a Milano ma vengo da Toscana e da Roma Insieme. ok dove portereste una donna al primo appuntamento? <ride> al, al cimitero. Okay. <ride> Io l'ho portata una volta una ragazza al cimitero monumentale oh, a Milano di a fare una casciacciata. Le persone beh, più importanti beh, della beh. mia vita che non ci sono più. Bello. Giusto. Sì, Quindi anche un modo per farle capire, guarda. Guarda chi hai davanti e quanto è corta la vita per non prendermi al volo. Esatto. potrebbe essere questo. Il... Okay. Io a casa. No, no, scherzo. Eh, a cena fuori a mangiare, a un bel ristorante. Ok, poi? Ma dipende un po' dalla persona. Ci può stare, secondo me. Ah, dipende. Se uno vuole fare una roba easy, si piglia un caffè, una cosa. Se invece deve essere un appuntamento vero, uh, sì, un bel, un bel sushi di qualità con un cinema. Oh. Che so, un classico. Eh, finora, ve lo Normale. dico, è una preferenza. Poi? Andrea? A Gardaland. Eh, io odio le giostre, quindi forse ma... può piacere, però non a me. Però ci perché a me piace. Impegnativo, impegnativo come appuntamento comunque. Eh? Bello. Gardaland. Vabbè, non ma vabbè. perché Andrea non si vuole vendere bene? Essendo lui un pilota, gli piace la cosa della velocità, capito? Si sta. Vabbè, anche un giro in macchina allora. No, pilota, scusami, che stupido. Pilota di aerei, lui ha il brevetto di volo. Mm. Trovavo sì, no. Patrizio. Chissà questa cosa sul web di lui. Che è un gran pilota. Come me, Alberto Naska. sì, Diego, tu c'hai l'omonimo che parla. Avere gli omonimi sul web, eh, vabbè, Ma in realtà mi sta anche simpatico. Poi si chiama Alberto. Io mi chiamo Diego. Quindi <ride> Ho dovuto aggiungere il Diego all'inizio per quello. Perché se no veniva fuori a lui te e a te lui. Esatto. Quindi se ho messo Patrizio, vediamo se funziona. Ora. Anche se è un altro rivale in più, e questa cosa mi dà un po' ansia. No, 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 Patrizio. No, niente, prova, prova, non ci si sente. Enche, prova ad aiutarlo, te, Patrizio. Prova ad entrare dal cellulare. Grazie, Davide Nordio, per il Prime. Prova ad entrare dal cellulare. Fai la rotellina. Guarda i dispositivi di input. È sempre questa cosa. Entra dal cellulare, entra dal cellulare. Ma, ma ci sono un sacco di vogliosi che, scrivo, che fanno le motte di Patrizio. Qual è? Ami Amire I <ride> Miei moderatori <ride> No, non si sente, non è il volume basso E anche puoi aiutarlo tu che se no nessuno riesce ad aiutarlo rotel Rotellina in basso a sinistra sì. di fianco al tuo nome, i dispositivi di input controlla di avere il microfono altrimenti entro dal cellulare e quello funziona Entra dal da cellulare tempo. Patrizio Però se è in live non può poveraccio Non so se è live Ti ti senta di Sasuke che chiamo un'altra ragazza? Io, no, anzi. Ora anche anzi, il sì, mio coinquilino. Sì, no. Vai, a vai... correre che su Twitch tutte le parole che dici sbagliate potrebbero essere usate contro di te. Vai, vai con altre domande, conoscicici a fondo. Eh, sto pensando perché tutte domande banali. 36 mesi. Eh, non so, è... sapete cosa capire. facciamo nella vita, no? Eh, oltre a streammare cosa fate nella vita? Io Chris? canto. Non lo sapevo. Ok, Andrea. Per colpo questo. Eh, gioca a paddle. Ok. Intendevo un lavoro, non uno, un hobby. Ma questo lavoro mi fa fare troppi okay. soldi che non mi serve okay, un altro lavoro. È... Poi. Uh, bah, io diciamo un po' di varie passioni ma niente di serio mm, mi piace la musica suono la chitarra, canto mi piacciono i sudoku, i rebus uh, i trucchi di magia Oh. Eh, Patrizio <ride> l'informatica sì? Patrizione sì? mi sentite? sì buongiorno non è Patrizio faccio, faccio i siti web Oh il mio il cazzo, non è Patrizia. Si è chiamato Patrizia, ma non era Patrizia, e... Ecco. Dicevamo. Aspetta, voglio far fare un, sal un saluto a Dante. Poi che parte poi per l'Australia. Ciao Dante! Ciao Dante, Ciao occhio nelle serve oscure. Ti... Non te perde. Ti saluta. Ti saluta Dante, Diego. Non so se l'hai sentito, Senti, ho sentito. Grazie, piccola. Vabbè, salutato. Domani parte, ah, vai in un posto idea. migliore. No, così suona male, eh? Sì, suona male, ma va in un posto migliore. <ride> <ride> e Omeador ha detto che è un gioco a paddle. Hank. Eh, ho fatto tutta la lista delle no, mie mi attività noiosissime. 20. No. Anche Chris? Io porto le slot nei bar. Oh. Come lavoro? Dante è più, è più grosso di Luis Sei più grosso di Luis, Dante? Chris, guarda. Puoi venire un secondo, Chris? Sì, scusami Dante, puoi venire un ultimo secondo? Fammi vedere Dante, bro Ora non è, dice che non hai in forma Oggi ho pensato di iniziare la palestra Ricominciare la palestra Qua Così io Dante mi chiedo se ti un cazzotto vado giù, eh Sì, sì devi fare detto se gli dai un cazzo perché Chris fa bodybuilding ah, no che bodybuilding bro vabbè massimo massimo Chris massimo peso eh dipende cosa panca anche no no peso questo. che hai pesato 100 kg 100 kg tu eh tu di più Chris quanto pesa lui quanto pesi te massimo 93 eh ma quanto è alto quanto sei alto no. come te bro 1,55 1,90 Dici tu di panca piana quando tiri su? No, Beh, adesso, adesso non ho più un argomento tipo di bodybuilding. Non voglio dirlo, non vorrei umiliarvi. Quanto? Quanto? No, non vi voglio umiliare, raga. Quindi non tiri su panca piana, vuoi tirare su panca bestia? No, sto scherzando, era una battuta perché faceva panca piana. E così almeno flexi un po' la, un po la promo dell'album. Esatto, era tutto per l'album. Quando musica. esce l'album... Eh, adesso te lo dico, non l'ho detto fino adesso ma adesso te... te lo dico Patrizio, questo dovrebbe essere il vero Patrizio Patrizio, sei il vero Patrizio? Sono lo stesso di prima, non rompermi il cazzo Vabbè, vabbè, ah, <ride> Vieni <ride> trattato così dai tuoi fan che ti ascoltano Patrizio, sei tu il vero Patrizio? Ma la screenshotato da oh, disco, di non di lo di vedi? Sì, no, cazzo Ah, Vabbè. Eh, che devo fare. Eh, c'è Patrizio, lo eh, dico Piede. io quando c'è Patrizio. Non ti preoccupare. Okay, <ride> Comunque, continuiamo eh. con le domande che Diego. Che mi fa piacere avere un presentatore quindi non fare niente. Ok. Eh, sì, sì, hai scoperto eh, da dove veniamo, quanti anni abbiamo. Qual è il nostro secondo lavoro? o oh, Primo lavoro. Eh, oltre è. a Twitch, eh, qualche altra domanda. Allora, chi di voi è impegnato e chi è single? Perché... Chris, Mike. io sono single. Io sono single. Io sono single. Io sono single, diciamo, ovviamente c'è sempre l'amore per il nostro Gesù Padre, ma quello non conta. Idem. Mm. Ok. Stai vincendo Hank, io lo so già. Eh, vabbè, ma scusatemi, io vi sto facendo domande, però voi non sapete niente di me quindi mh, se mi fate qualche domanda anche voi. Vai, una domanda a testa: ok, da, da dove vieni? Da Salerno, però vivo a Milano da quattro anni. Per l'università, immagino. Io ho studiato qua. ok, ok. Allo IED? NABA amore mio io so tutto di te cosa bro delle domande formali per, ma per... poi scusami eh, che mancanza di rispetto nei confronti di altri concorrenti è chiamarla amore mio Sei un ah capo... beh, io voglio Se vincere. vincere voglio vincere eh? disgustoso mellifluo, ok allora amico. la mia domanda è, al primo appuntamento dove vorresti essere portata Un posto non affollato perché soffro un po' di ansia sociale quindi non Vai. mi sento in agio. Eh, sono stato, io sono stato al Salerno Comics e eh, lo so perché mi sa che qualcuno che conosco mi ha raccontato qualcosa della <ride> serata. Che... ce la vuoi raccontare anche a noi? aspetta non abbiamo finito le domande ma che cazzo di presentatore ah, okay, okay. sei no, no. comunque non lo so in realtà eh, non, non mi piace molto uscire cioè nel senso non non lo so dove, dove mi piacerebbe andare appuntamento preferisco che la persona mi sorprenda ecco Chris domanda eh, qual è la tua zona di comfort eh, ma Grazie intendi piccola. a Grazie. livello cioè Emotivo, o proprio parli di effine, in zone In cui mi sento tranquilla. Dove ti senti tranquilla? Ah, è sicuramente casa mia, o comunque tutto ciò che mi appartiene, cioè la mia macchina, la mia casa e i luoghi che riconosco come sicuri. Io, sai che ho l'ansia di viaggiare e quindi sto bene a casa mia? Eh, mi sentite? Mi piace sì, viaggiare, io. però anche mi mette l'ansia l'idea, però in realtà voglio e lo faccio. Però anche, capisco. Finalmente buonasera no, a tutti, Patrizio. buonasera, 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 buonasera. come va? Ciao ragazzi, ciao Sissi, hai visto a torto vado per nome, Sissi? Eh? Sì. Complimenti, Grazie. sono due lettere, sì, 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 sì. oh, però non è il suo vero nome, sentivo eh. la necessità però di solo io per lo so, 5.000 euro. Ci rivediamo. Io arrivo al secondo che devo fare. vado via vado un attimo a pisciare, sì, ah, scusatemi, vado un attimo a, a fare una call. La mia domanda è: grazie per la La mia domanda è: che cosa? <ride> eh, significa? Diego, ho avuto un sacco di problemi oggi? Perché oh. sto facendo tutto tramite hotspot dell'iPhone 12, perché il oh. wifi oh. è tutto il giorno che non mi va, tranquillo, tranquillo. Va bene. Ho avuto questi problemi tecnici e spero che tu ora mi stia vedendo bene e che mi, tu mi stia ascoltando bene, perché veramente è stato un casino oggi. Sì, sì, ti, ti ascoltiamo, ti ascoltiamo. Okay, la mia bene. domanda... Eh, stiamo eh... facendo un gioco con, tra tutti quanti dove prima lei ci fa delle domande e poi le facciamo noi. Adesso c'è la domanda di Hank e poi ti facciamo rifare le domande che ha fatto a noi, sì. Patrizio, così che ti conosce meglio. Quindi diamo ma, la parola al sì, sì, signor no, Hank. Vedi. Sì, la prima volta. Patrizio! Sì, Ma che cazzo non hai capito! C'è un ordine! C'è un ordine, Patrizio, eh. un attimo. adesso c'è anche che deve Vai, fare la, la, manda, poi... la domanda. Dai. Uh, la mia domanda nei confronti di Sissi, di cui ricordo il nome, uh, perché a quanto e... pare è un skill: oh, che cosa significa per te essere realizzata? Beh, sicuramente avere un piano, un obiettivo e cercare di avvicinarsi il più possibile all'idea di ciò che si vuole raggiungere. E in, in questo momento questo certo. obiettivo qual è? Il mio obiettivo in questo momento è creare la mia attività e sono sulla strada giusta per farlo. Uh, ovviamente io penso che non ci senta, cioè non ci, non ci senta mai realizzati in realtà perché una volta che raggiungi un obiettivo te ne si fissioni ancora più alto, quindi in realtà è perseguire seguire una cosa che stai cercando di raggiungere, ma alla Grazie, fine piccola, la realizzazione bella. personale, perché tra, tra pochi mesi facciamo un una casiera. Ho schermato qualche è mese. mese per mesi per seguito in nove, Non nove... sei mai arrivato, credo. Capito Patrizio, fatto... la tua domanda, prego. No, ricominciamo con Patrizio. È entrato adesso quindi, sì, sì, ti ricordi le domande che ci hai fatto? Certo, credo, no, me... aiutiamo. Noi. Aspettate Vai, un secondo, come... però eh, Chris, attento a camminare troppo, eh? Te io voglio ripetere, Chris si è fatto male tanto, per cui sto un po' attento, Sì, sì. scusami, Patrizio, prego, no, no, figurati, prego, sì, sì. prego Sissi, per le domande. Sì. Uh, allora, quello che ho chiesto, ragazzi, è l'età. Ok, come dico anche agli altri, secondo te? Quanti anni ho? Oh? Io non so decifrare l'età degli uomini a pelle, poi, poi te lo dico anch'io quanti anni di mostri. così a pelle okay. arrivo un secondo, un secondo aspetta, aspetta a rispondere che ho avuto un sì, problema sì. ho avuto un problema con discord, un secondo eccomi qua, vai vai, scusatemi, eccomi ho 28 anni, 28-30 grazie grazie, sì sì, ne ho 39 ah. no ma che cazzo Riporto grazie che non che sei vecchio, eh, a 39 anni, però ma non 50 è anni, no. No, 39, le devo fare 40 fra 30: 50, mesi. Ma è vero, Sì, è vero, Grazie, è, sì, vero. Sì, sì. è vero. È questa tua faccia meravigliata mi dà tanta autostima, cosa con questi mi prendo la confidenza di chiamarli pezzi di merda non si capisce mai se una persona sta scherzando ti sta tirando in mezzo è serio e quindi capito ma questo è il problema di twitch il problema di twitch non si sa mai tanto la donna pare che ti vogliono sempre tirare in mezzo no comunque a parte gli scherzi sono dell'82 ok ok Avvicinati un po' di più alla cam, non ti imbarazzare, brava. Secondo me ne hai 24. 23, 23. 23. Brava. Ok, il mio occhio non mente, il mio occhio non mente mai. Avete notato, oh, mi Stai notando che secco sempre l'età, però 23 li ho fatti da un mese, quindi. Ah. 2 Due, eh. okay. eh, cioè, dimmi, dimmi, dimmi. Cazzo, altro che ho chiesto. Nell'appuntamento? Dove dove porter... Esatto, esatto. Dove, dove porteresti una ragazza al tuo primo appuntamento? Al vostro primo appuntamento? Devo essere sempre sincero? certo senza fare sempre quello buono, sempre senza quello Senza politically correct. Vai. Ok, allora solitamente i miei appuntamenti funzionano così. Io trovo una scusa per far venire la prima sera la ragazza a casa da me. Ehm, ho un film sul, sul mio bel divano, comodo, comodo. Okay. Deciditelo te il film, deciditelo te il film, sei mia ospite. No. Qualunque film tu decida, sia horror, thriller, decidi. Il tutto abbinato con la mia cagnolina vicino, che se vuoi te la faccio vedere qui in, uh, in live. Uh, ti posso far vedere anche la mia? Vai, prego. Ok. Buongiorno, pupina, buongiorno, buongiorno, sì, sì, sì. ciao. Ciao. Si chiama Pupa, lei. Pupa? Sì, è una maltesa. Lei si chiama Bamba. Ok, Omi oh, no. non l'avevi mai vista, vero? Chris Diego? Sì, sì, circa 4-5 eh, no, volte. Ma scusami, il cane si chiama Bamba da quando ti te... sei trasferita <ride> a Milano. O è sempre stato così? Una curiosità! No, no, cioè, cioè, il suo primo nome era Bamba. Ora si cioè ora, da, da quando aveva tre oh! giorni, si chiama Bailis, però l'ho presa a Milano, quindi è sempre stato così. Ah, però per ecco i primi no, tre o fatto... giorni si, si è chiamata Bamba. È un cane milanese, è un cane no, milanese. Di sì, eh, si doveva integrare bene. Penso. Bene, quindi stavo dicendo, scusami Sissi, sì, sì, così faccio finire poi anche agli altri, io ti porterei con una scusa a casa, lo so, è la prima volta, io voglio essere diverso, lo so che non te l'aspetti che uno ti porta subito a casa, però ogni per volta faccio così, non mi nascondo. innovativa come come tecnica comunque di approccio, mai, mai sentito. Eh, vedi? E eh, questo è quello che mi differenzia dal, dall'italiano sì. medio, perché secondo me ci sono tanti... Può essere che anche Chris possa fare questa tecnica tante volte, perché sì. non <ride> penso di essere così speciale io. Io sono semplicemente me stesso e dico se una ragazza mi piace, eh, io appunto sia a fare il bravo ragazzo, ma anche il cattivo ragazzo, nel senso sempre buono, cioè normale, una ragazza carina come te... Anche se non ti ho visto in piedi, cioè a primo impatto sei molto carina, eh. Ma il problema è che se Chris invita qualcuno, cioè in casa sua fa freddo, rischi di scivolare nel cesso e non va. <ride> eh, la casa rischia di andare in fiamme, Chris, lui è infortunato, non è che Chris. sia proprio... Hai avuto problemi strutturali? Oggi giornata no per Chris. Ma anche per me qua a casa problemi tecnici, però sì sì. Eh, il wifi, cavolo eh, sì, sì, quindi apprezza la mia sincerità ti porterei a casa, ti metterei vicino a me con, con la mia cagnolina decidi il film e poi vediamo come si evolve la, la serata Ma qualcosa da mangiare la offri oppure ti faccio vedere cosa ti offro se vieni guarda, rimani qua no, no. Ragazzi, <ride> quasi quasi che no, io dà da Patrizio il <ride> cazzo <per ride> in cam Grazie riguadagna tutta io. la mia fiducia tre O cioccolato bianco da Conad. Si, sì, crostini. Mm. Ma eh, un tagliere, oh, scusami, Patrizio. Un tagliere di giù, eh? Tagliere. Un tagliere, un tagli un tagliere oh. con cioccolato bianco. Crostini oppure mm. il gelato in estate. <ride> si sta. Cioè, secondo me va benissimo. a. Ah. Io ti dico le cose come faccio con le altre ragazze, non sto a no, fare non Ma io. Penso... Pistole, eh, ma la ti la sto trollando la, io. Non la, la sincerità, eh? Così almeno uno sa subito se va bene o no, non è che ma... devi. Dici... Come può essere una scusa, Patrizio, per dirle appunto di venire eh, esatto. a casa mia? Una scusa pratica perché. Ehm, allora, io abito a 500 metri dal mare. Quindi Amico. dico sempre che, siccome vivo in un posto strategico qui a Rimini, facile da raggiungere. Dico guarda siamo vicino al mare, mm, poi al massimo scendiamo a farci una passeggiata sul lungomare, però dai vieni prima a casa perché siccome sei in inverno tipo come oggi, siccome la giornata è molto fredda, è inutile stare in giro, dai me la so gestire così perché io la chiamo la ragazza, non faccio tutto niente. E, e, e oggi è venuta una ragazza. Le diciamo... Da... Oggi è venuta già una ragazza. Eh, oh, mi sto frequentando la mia ex da due settimane. E infatti, ah, sì, ti... sto aggiornando sempre, sto facendo live ieri ero a casa sua, infatti, chi mi segue sa già tutto. Non mi sono fidanzato Hank, non ti preoccupare, non mi sono ah. fidanzato. Sì, Però... sì. Okay. Cioè, adesso che la... le inviteresti fuori a fare una passeggiata e sì, poi. Dici... Sto destabilizzando adesso dicendo no. Sì, bello. sì, mi piace molto perché ha delle sopracciglia molto belle perché sono naturali e io apprezzo molto le ragazze che hanno le sopracciglia naturali perché viviamo ah, okay. in un mondo in cui le ragazze non hanno più le cazzo delle sopracciglia. Cazzo! Ci Grazie. sta, Grazie. Grazie. Okay. no, 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 ha senso il discorso. Cosa. Cosa. Sì, sì, sì. Quindi, Sissi, sì, sì, ti inviterei molto volentieri a casa, a Rimini. Poi non è che ti faccio venire in un posto brutto, vieni a Rimini, eh? Rimini. A sì. 500 metri dal mare. Infatti, ma dopo cena, cioè come funziona? Devi venire eh, da mangiare ragazza. Allora, di questo dipende molto da, da te. Se vuoi venire a cena, preparo io, ti Crestini. faccio una bella carbonara... Um, poi oh, vale. un'arancia un a testa, una bella arancia, ok. E poi il limone. <ride> e poi dopo cena vediamo un po' cosa succede sul divano a primo impatto. Perché il film forse non lo vediamo mai. Ah. e invece eh, può essere come mi è capitato in passato, ah, può essere no. che il film si si possa vedere e poi a fine film di dipende se il film è interessante Vabbè. quindi poi dipende molto da te si sì, sì, se c'è intesa negli sguardi a primo impatto poi le cose vengono sempre in maniera naturale perché non si parla di certe cose io la penso così no no giusto giusto io sono dell'idea che se si guarda un film si guarda un film eh, perché eh, gli attori hanno lavorato c'è cioè la regia la musica eccetera eccetera ed è è un peccato perdersi l'opera. Poi c'è tutto il resto della notte per divertirsi. Hank, lo sai sì, che è il beh, tuo beh, film preferito? Eh? Il tuo film preferito? Forrest Gump. È anche il ah. mio! Ma no! No, sì, sì, però dai, Mi so no, ti piace no, di più della trama di Forrest sì, Gump, sì, Gump. Eh, Patrizio? Sono that's curioso. That's qual è la tua scena preferita? Di qual è la tua scena preferita? Eh, la mia scena preferita è quando tipo... Mh, Sta giocando a Ping Pong. Uh -huh. <ride> non me lo ricordo un cazzo. <ride> ah, il tuo film preferito, Patrizio. <ride> no, io ad esempio, non ti potrò mai rispondere. Qual è il tuo film preferito? Qual è il giocatore più forte di tutti i tempi? Sono contro il più. Io nella vita sono contro il più. Ci sono tante persone diverse che fanno un ottimo, a seconda di quello che fanno. Giocano a pallone oppure ah, avete capito, morale. sono contro il più. <ride> la più bella del mondo, non me ne frega un cazzo che è stata nominata la più bella del mondo, a me non piace. Cioè, eh, sono contro il più bello, il più bravo. Ok, okay. sei un po' democristiano come me. Sì, uomini, sì. Mm, sono fatto così. Va oh, questo. Sì, cioè, "Hai già delle idee su chi è il migliore secondo te?". Ma non per me, eh. al massimo io vi presento un'amica, nel senso io. Precisiamo, io non cerco alcun partner. E... No, no, beh. <ride> il gioco è un vero. ipotetico. Qui su Twitch, <ride> Twitch devi far finta di tutto. Lo so, era, era il gioco, di uomini e donne, comunque. almeno allora. un po' gli uomini e donne, cosa? Eh, è un po' tipo uomini e donne, ma è per giocare, oh, lo so forse allora, può adesso... uscire davvero. Usciamo insieme. C'è anche la Filippo? No, 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 ti ringrazio. Sì, sì, ma te dove vivi? Scusa, a Milano, a Rimini, ok. <ride> Anche tu Andante. a 500 metri dal mare, sì, sì. Quindi Diego e Omi partono avvantaggiati. Eh. è, è mica fesso Diego, eh. Comunque, tornando a noi. Allora, mh... sto ragionando sulle vostre risposte, Le Se ti... altre domande per noi? Sì. Per uh... farci altre domande sì, ci, cioè. Sì, se la chat può anche magari aiutarmi con le domande, cosa volete sapere anche voi? Comunque, quello che vi chiedo è cosa cercate in una donna: a grandi linee, eh, tipo, magari mi dite due tre requisiti per voi importanti, Ah, diciamo, io, cosa... io, io, io. andiamo in ordine: non vi accavallate, ok. Allora, Chris, Chris. <ride> uh, io non cerco niente in una donna. cioè, tanto. Relazioni non posso tenerne. Perché se non le ho avute fino adesso, ahimè, non riuscirò a tenere una relazione lunga. Quindi bevo e scopro il primo tavolino che trovo. Mm -hmm. Mm -hmm. È vero, ragazzi. Eh, siamo onesti, siamo onesti fino in fondo. Sono un espresso. Mi, piace. Eh, ci mi piace. sottovaluti però se sentimentalmente, no? Così <ride> mi sottovaluto? Eh, un po' perché? Eh, nel senso tu dici: non sono riuscito finora, non ci riuscirò mai. Perché non ci riuscirai mai? Perché non sono monogamo. Vabbè, non è detto che una relazione debba essere per forza monogama. Un amore, nel senso, un, un conto è esatto. Grazie. Pole un conto è che poi yeah. vuoi tradire. Quella... Eh, eh, sì. Io voglio andare con le altre, però mi dà fastidio se lei va con gli altri. Ah, ah, no, giusto. Ma allora sei un uomo del patriarcato? No, <ride> <ride> oh, cosa devo dirvi? Beh, apprezziamo l'onestà, ok. Chris, forse dovresti fare un sì, viaggio in Arabia Saudita. una tipa fedele alla quale sta bene che tu sia infedele. Che mi lascia, può anche guardare, può partecipare. Anche. Di sì, tanto, tanto io cioè, se vado, vado con altre donne, quindi può anche partecipare con le donne. Eh beh, fa una piega il un discorso, un eh? patriarcato saudita, mm -hmm. bene, e poi mi abbiamo una su di me qui. Quindi... Cosa? No, no, dicevo l'ordine Ah, dopo. ok eh, Allora, per me la ragazza deve essere dolce de Deve essere un po' gelosa Così che Mi piace che sia un po' gelosa Non troppo, eh, un po' gelosa e Deve Stare al gioco Quindi cioè, no al gioco giochi Quei giochi che immaginate Il gioco che tipo cioè, comunque come me non è che stavo molto tranquillo, deve farsi trasportare, farsi prendere, pre presa bene deve essere. Ok. Cioè, non devo dire che deve essere una tossica. Omi? No, no non volevo dire quello. Um, non va, deve va. rompermi i coglioni? Sto. Mm -hmm. Primo passo. Non deve essere come cosa però, eh? Sì, certo, ovvio. Poi uh, deve essere simpatica, e poi per il resto. Si vedrà, cioè, non è che puoi scegliere. Poi magari scopri qualcosa, un lato di una ragazza che non pensavi ti piacesse, capito? poi. Non deve essere troppo stupida, diciamo. È infatti, quello che volevo sapere, ve lo chiedo dopo, Vi rispondete prima a questo. Ok. Patrizio. Allora, per me deve avere le sopracciglia naturali, <ride> poi deve essere dolce a primo impatto, tipo come te, perché tu sei una ragazza molto dolce a primo impatto. Mai a primo impatto. Eh? No, io non ti conosco. È la prima volta che ti vedo. Deve sì. Avere, sì, deve avere delle belle labbra. E, e poi ci deve essere. Molta attrazione <ride> sessuale Ok. okay perché okay. il sesso è importante in un rapporto, eh, io sono viziato da questo punto di vista. Ecco perché sono esigente. Ok. È inutile ogni volta. Sì, la vita reale va tutto bene, ma se poi il sesso non funziona, ti lasci per forza. Io la penso così quindi do molto valore al sesso. Okay. Tu... Okay. Come? Sì, sì. Ho detto non è tutto, ma è importante, con questo devo concordare. Brava, Sissi, sei una buon ehm, Infine, deve essere una persona simpatica perché non potrei mai stare con una ragazza che si fa duemila problemi. Ehm, che si fa dei problemi appunto per delle piccolezze. Mi piace una ragazza molto a primo impatto positiva, socievole. Ok, ok, conclusione certo eh. per me, diciamo, la massima superiore, è che deve essere deve avere qualcosa che io non ho, sapere, qualcosa che io non so. Deve interessarmi così da aver voglia di esplorarla in tutti i sensi. Risposta migliore finora, eh? non vorrei dire, però. Ok, una domanda che volevo farvi per voi. Qual è la vi... risposta migliore? Scusa, di chi è la risposta migliore? Yank. Ma siamo tutti messi nella stessa ah, volta. Okay. Sì, sì, sono sì, 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 No, perché avevi indicato me, ecco perché. No, eh, okay. ma perché sei specchiata, Sissi. Quindi anche ah, ok, Gra grazie ah. Sissi. Mi hai votato me, grazie. E una domanda che volevo farvi: quanto è importante per voi il fatto che. Mh, questa ipotetica donna abbia una sua carriera avviata, un suo progetto? Cioè nel senso io per esempio non riuscirei mai a stare con una persona che non si vede... Non da dirlo, neanche... non dirlo, non ce lo dire, sennò magari influenzi le risposte. Oh, ok, rispondete. Chris? Eh, L'amo ancora di più se ha una sua carriera avviata. Eh, okay. Sono influenzato da questa cosa. No, comunque il fatto che una persona abbia spirito di iniziativa e comunque degli obiettivi penso sia stimolante in generale. Però credo che una persona che abbia degli obiettivi non stia con me. Infatti sei single. No, non è che sono single, posso mettermi anche con una che è in assistenza, però dico una che ha la carriera avviata non si mette con me. 10 minuti fa vorrei Parti in tavolino. Scusa. Tavolino, comunque c'ha la carriera da tavolino avviatissima peraltro ma perché mi dai tutti contro adesso Cosa che ho fatto no no Chris, no ma perché ti sottovaluti Crazy, eh bro sono fallito ho 31 anni sono nel, nel sì, di no. ho un rubinetto che è andato mi sono rotto un ginocchio e... ah ma ti Tutto serve una da donna da pensare, in carriera no. che sia o un idraulico <ride> o un fisioterapeuta o che riesca a pagare l'idraulico il fisioterapeuta ho capito esatto eh, arrivo un secondo Diego? A me eh, allora, cosa ne penso? Che secondo me eh, sarebbe molto bello. Anzi, avendo anch'io una carriera mia, e lei la sua, eh, sarebbe buono perché non ci scontreremo troppo. Anzi, se ha una carriera artistica, molto meglio perché si può lavorare anche insieme. Quindi, se, mentre si chiacchiera, si possono fare dei brainstorming che potrebbero servire sia a me sia a lei. Quindi, per me sarebbe un la cosa migliore. Poi quando non c'è un cazzo da fare, si annoia rompe i coglioni. Eh, sì, anche questo, no? Ecco, questo. Poi. Non ho sentito... Eh, io condivido un po' il discorso di Sissi, diciamo. Fai conto che lo condivido... Distorming, sì. Uh, un 70-30. Credo che se tu hai il colpo di fulmine beh, non te ne frega niente se poi mm. è uno in carriera eh. oppure no. Però magari a lungo termine, dopo un po' è ovvio che se una persona non fa niente tutto il giorno poi ti porterà anche a te a non far niente a non stimolarti, però quello magari più su lungo periodo, però questa è la mia sì, anche io la penso così la mia risposta democratica sì. e a te Patrizio, minuti? Eh, a me è capitata una ragazza in carriera e eh, vi dico che non è stata un'esperienza bella perché, perché ehm... Siccome questa ragazza era molto molto impegnata, era un'imprenditrice che aveva un bel po' di dipendenti che lavoravano per lei, era molto stressata, aveva sempre. Non la vedevo mai tranquilla, aveva sempre qualcosa. Problemi con dipendenti, problemi con il commercialista, problemi. Ok, quindi non cerco una ragazza in carriera perché ho capito che nella vita di tutti i giorni ci sono tante problematiche serie, serie da affrontare e mi piacerebbe trovare più una ragazza che faccia un lavoro molto più tranquillo. Ma che anche abbia, quello abbia, è in carriera, comunque, cioè... Abbia degli hobby, quello sì che sia comunque una ragazza creativa, perché a me piace la creatività delle persone, è la cosa che ammiro di più nelle persone... In la carriera creatività. io non intendo che debba essere, non lo so, il capo di un'azienda o cose del genere, intendo che ha degli obiettivi che sta comunque cercando di raggiungere. ok ok, non io siccome appunto l'ho vissuta proprio, l'ho vissuta questa situazione, ah. forse un po' ad alto livello. Eh, ti dico che a me Ma era, a vale era me... Valeria Marini, scrivono in chat. No, no, no. <ride> no, no. E non era neanche Chiara Ferragni. Eh. <ride> e quindi, dai, diciamo che non... Preferisco una ragazza dal punto di vista lavorativo un po' più umile, diciamo così, però che poi abbia tanti hobby creativi, mi va bene lo stesso. Ok. Uh, ma essendo no, no, no. no essendo io bene. anche molto impegnato facendo tante cose così, in realtà mh, mi piace l'idea di avere qualcuno che cioè, ha le sue cose, ha la sua vita, ha le sue sfide. Mm -hmm. Perché così, avere qualcuno al mio fianco che affronta delle un sfide, un po' come Nanni Twitch, mi stimola anche a me ad affrontarle. Anche qualcuno è, è, che è, bello, è bello, 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 bello fare il percorso insieme, uh, uh, goddamn. Mm. That's true, that's true. Sì, hai avuto le tue risposte. Io. Beh, ma su questo abbiamo concordato un po' tutti. Più o sì. meno. Cioè, Fate stato di... anche qui un migliore? Niente. Cosa? È stato anche qui un migliore? No, vabbè, diciamo che mi trovo d'accordo sia con, uh, con te che con Andrea che con Hank. Chris, vabbè, eh, non mi ha detto se la vuole in carriera o no, dice solo che una in, car in carriera non, non lo calcola, non mi ha detto se, se, se ha una preferenza effettiva. Sì, la... Beh, benvenga. No, no ma non, venga. Ma non, ho, una, non ho una preferenza io, quello che viene... Qualsiasi tavolino. Bravissima. Okay. <ride> Comunque, voglio ricordare che il lavoro dei tavolini non è un lavoro da sottovalutare. No, no, no. Tavolino bro, ci mangi, ci... ci appoggi le cose, ci studi, ci leggi. Ci bro. Io, io, io prendo per il culo un tavolino che ogni tanto soffro io di questo tavolino. Oggi, come oggi, si è sposata e c'ha dei figli il tavolino, delle piccole sedie, io parlavo, io parlavo <ride> dei tavolini, veri, io eh, parlo eh. dei tavolini è eh, okay. che anche i tavolini possono avere una loro vita, comunque. <ride> esatto. Uh, mentre invece per quanto riguarda Patrizio, eh, no, io non sono d'accordo, nel senso che, cioè, quello che mi hai detto tu, mi fa quasi io capisco la, la parte che dici tu degli impegni, che magari lei è, poi è tanto impegnata, stressata e quant'altro. Però, cioè, per me il fatto che una persona preferisca una ragazza che ha magari una carriera meno impegnativa, eccetera, mi sa quasi di senso di inferiorità nei confronti di questa, no? Cioè, nel senso io voglio avere mm. una carriera migliore della tua perché così io posso elevarmi, diciamo. No, no, ma io ti ripeto, io l'ho vissuta questa situazione, non ti faccio l'esempio come può fare qualcun altro, io l'ho vissuta e ti dico che non mi sono trovato bene. Sì. Eppure, cavolo, potevo fare una vita agiata, potevo fare una vita diversa da quella che faccio. Eh, se pensavo ai soldi nella vita in questo momento non ero qui con voi, ero capisci qual è il contesto? Io ho preferito essere più umile, fare una vita più normale, più discreta, ehm, invece di fare una vita più lussuosa... Grazie, Grazie, ok, Buon questo sì, è il contesto, perché quello stile di vita a lungo andare non mi avrebbe portato a niente, perché era poco in casa, c'era poco. Ehm, ti ripeto, era... ci sono tanti problemi quando si è un imprenditore e quindi questa ragazza che aveva una bella responsabilità mi ha fatto un po' spaventare da questo punto di vista. Ecco perché cerco una ragazza un po' più che abbia la sua carriera, però che tipo, che ne so, faccia la parrucchiera, faccia la commessa, che faccia qualunque altro lavoro che non abbia troppe troppe che responsabilità, non, non aspiri a qualcosa di no, 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 perché se no già ero sistemato già da un paio d'anni ecco ma la questione Sei non è monetaria di, di basti dire basti ah vivo nel trattato. lusso è che alcune persone sentono la voglia di affrontare delle sfide difficili cioè eh, magari anche fare un lavoro che all'inizio ti rende molto di meno, ti affatica molto di più ti costa molto più energia eccetera eccetera però vogliono costruire quella carriera e secondo me quel tipo di mentalità è interessante in una donna o in un uomo all'inizio. sì All'inizio è molto interessante. Fidati. All'inizio è molto interessante. Il problema è che nel durante ti frega. Però. Guarda, lo stesso discorso, se lo app applichiamo al contrario, c'è cioè una ragazza che si mette con un uomo in carriera che, che sia il, un banchiere, un proprietario. Non lo so. Un proprietario terriero. Ma, un latifondista, Arrivo, eh. un latifondista. Mi fa perdere però, mi fa ridere. Sì, sì, ti dico subito una cosa, io ho già capito quello che vuoi dire. Cioè, nel senso che tempo... si devono lasciare, quindi se una persona fa un determinato lavoro e un'altra ha dei ritmi più lenti. No, e magari anche l'uomo arriva tutto stressato come arrivava... Quindi, cioè, secondo questo ragionamento, allora, tipo, i miei genitori si devono lasciare quando ero piccola perché mio padre non c'era, perché era sempre al lavoro, per dire, no? Allora mia mamma non riusciva a stare ai suoi ritmi, tornava stressato, allora... Ti lascio, dipende sempre da persona a persona. Sì, sì, può essere che i tuoi genitori erano compatibili sotto altri punti di vista, e, e quindi sono andati avanti. Io ho conosciuto tempo fa una ragazza francese che era fidanzata con un famoso calciatore della Francia, Grazie, e piccola. mi diceva Beh, che Grazie, lo stava per lasciare. Lei stava per lasciare questo importante giocatore francese perché non riusciva Cantè. a mantenere il ritmo. Infatti, stare a, fianco, stile di vita. stare a fianco a una persona influente, che sia dal punto di vista economico, sociale, eccetera, non è facile. Comunque, cioè tu devi avere comunque sotto un, un carattere e anche le palle no? Vabbè, eh se giocava a calcio, comunque, non è cante, non è cantè, cantè. eh. <ride> No, se due persone così insieme, entrambi si dedicano alla, alla loro cosa, e poi ci sono dei momenti in cui si sta insieme, e anche se magari sono limitati o quello che è, secondo <ride> me è figo. Però. Sì, per me sì, si comprende a quel punto. No? Io riesco a capire i tuoi impegni e tu capisci i miei. E, cioè, e, yep. Sempre perché io punto ad essere la più brava in quello che voglio fare, punto di stare con una persona, ma non, non per soldi o altro, non è questo quello che guardo io, ma. Per obiettivi di vita, stare sulla stessa lunghezza d'onda, capito? Con la persona... Staresti mai con una persona che fa il tuo stesso lavoro identico? Che è proprio il tuo rivale per eccellenza? Ma eh, anziché di essere rivali, poi possiamo creare una collaborazione, no? Una collaborazione amorosa e lavorativa. Molto pericolosa quella roba. Sì, sì però infatti... anziché essere in competizione... Si può stare sullo stesso livello sen senza sabotarsi a vicenda, capito finché è una competizione sana, che non, non... <ride> fa male a nessuno dei due, e non guardo il lavoro che fai. A me interessa quali sono i tuoi obiettivi. Cioè, quanto, quanto eh. vuoi andare, quanto vuoi arrivare in alto. Mm, poi vabbè, cioè Onesto, onesto, video. diciamo che ognuno comunque ha un po' la sua visione. È ed è giusto così. Patrizio, Bene. ti sei fatto più schiaffeggiare il pisello? Ehm... Omi, è un mese che non rimorchio, quindi ti dico di no. Eh, Patrizio, posso darti un insegnamento che ho imparato dagli, Grazie, dagli orsi? Piccola. Grazie piccola, dimmi dimmi. L'orso ha dei mesi in cui è in minima attività. Va nel okay. cosiddetto letargo. Tu cosa dovresti fare? Dovresti fidanzarti d'inverno e essere libero d'estate. Così d'inverno hai... Ma è quello roba. che sto facendo, cazzo! <ride> cazzo, è quello che eh, sto ma facendo. Ma risultati prepararti stava stava a portato, settembre per il letargo. L'orso eh... è già morto adesso, se non, se non si era preparato a settembre. No, eh... a parte gli scherzi, io ringrazio la mia ex che ha una pazienza enorme che mi sta frequentando di nuovo nonostante sa come sono fatto ieri ho dormito a casa sua ehm, quindi la ringrazio in questo periodo storico della mia vita che lei c'è però mh, non le sto assicurando niente perché sono un tipo che mi piacciono le donne Omi lo sa, Chris lo sa, Diego lo sa Hank anche Chris non lo sa, digli a quante sì, donne sei arrivato una... ah è vero non sa devo dire a, a Sissi tutta la verità eh, no, ragazzi, detto, e noi lo sappiamo che ti piacciono le donne ma Sissi no digli con quante ragazze ci hai raccontato che sei stato sì, un sì, piccolo sì, flex non, non giudico eh. non è che sì 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 sicura sono numeri grandi eh Sissi sì allora... sì io mi reggerei alla sedia sposterei il cane dall'idea. io vi faccio prima un piccolo preambolo sono 16 anni che vivo a Rima 16 okay? ok sono sempre stato single okay. e ho avuto ho rimorchiato oltre 3000 ragazze mm -hmm. di queste 3000 dalle 400 alle 600 ci sono ok, okay. ah no niente <ride> E, e quindi ecco perché alle donne, a primo impatto, non dico questa cosa alle donne, altrimenti si mettono paura, scappano, alcune invece possono dire: ah, però quanta esperienza! Vediamo che sai fare. Eh, però, la maggior parte Grazie delle donne tutto. scapperebbero. Perché... Ma comunque non penso sia una domanda da fare durante una conoscenza, no? Ma infatti io non lo dico mai a nessuno, sicuro. No, quante donne si No, ma noi, in... ma noi lo sappiamo, grazie per tutto quanto. Eh, grazie. Perché eh, no, è a... un rinomato. No, perché con... eh, sì. Patrizio è il playboy di YouTube, per cui ha il, ha, il, ha il più grande canale di Playboy. Cioè, non è che ti insegna. è Proprio lui va e, e fa il playboy. Le prende, esatto, okay. Ed è dai, per cui gli dai un'occhiata. Un Sisti. Sì, sì. Patrizio official su dai, così ti fai un'idea. Attenzione, va subito, va subito, eh. Io consiglio che di guardare detto, che Consiglio Patrizio Official <ride> il Condom Game. Beh, poi... Attenzione, Sissi è molto curiosa, eh. Ah, ma allora io l'ho visto qualche tuo video comunque in passato, cioè mo non lo so. Come... Ah, ah mi si scopre sì, anche fan, sì. Ma... sì, sì. Sì, no, sì. Ma... Grazie, Bacio, grazie. Ragazza hot. Ma cioè, tanto tempo fa, possibile. anni fa. Il quasi, segreto non così, è più è un segreto. Tutto tutto. No, no, poi riconosco no, che sono nuove attivie ripresa a 360, esattamente, no, no, no. okay. e a tocca il culo. Bacio Belen a Rimini, quello è un suo classico. Ariccione, Ariccione, Hai baciato Belen. Ma non c'è il che Ariccione. Diego, poi va a vedere su YouTube. Ok. Dopo la live vado. Ovviamente Patrizio, non dico in estate che c'è troppo casino, ma in primavera se veniamo siamo tuoi ospiti. Chris, io spero che tu e eh, o oh, spero che tu verrai che il periodo migliore per venire a Rimini Riccione? Ricordatevelo sempre, dove ci sono meno cazzi possibili è luglio, perché agosto è pieno di maschi. Quindi, come dico ai vogliosi nella mia chat Venite a luglio a Rimini Riccione perché ci sono molte più probabilità di rimorchiare ragazze in spiaggia, per strada, in discoteca. agosto la gente si lamenta perché dicono cavolo, vado a Rimini Riccione e ci sono troppi maschi, vado in un locale e il 90% sono tutti maschi. Io vi ho avvisato, non vi lamentate, quindi Omi, oh, Chris, Diego, venite a luglio. Eh, a mare, agabice mare. Com'è la situazione? È molto più familiare come situazione sì eh, sì tu non, non venire ad agosto hai da rimorchiare ad ogni ora fai quello no, che, che vuoi io a... sto pensando no. ad altro non mi importa rimorchiare non mi importa patrizia la verità è che Sissi è la mia ragazza ok colpo di scena eh, potevi mandarmi un messaggio almeno prima di farlo. Non lo so, non volevo tenerlo. Volevo fare una sorpresa, Diego. Complimenti perché è una bella ragazza. Grazie, ci grazie. vede grazie. che state insieme da tanto tempo eh. tre anni al uh, 15 marzo, Sério? non era il 10, non era il 10, Diego. No, no, 15-15, eh, ok, ok. Omi, quindi il mio consiglio è non venire ad aprile insieme a Cristi e a Diego, vieni a luglio. No, Diego non si viene. Io vengo, arrivi a rimorchiare, ti pare? Non lo farei no? ma io, Ma Io Veniamo ad agosto. Ci come mai come mai Chris? Grazie. Che è pieno di ragazzi. <ride> 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 Grazie, Robby. Va bene, va bene, Chris. Diciamo. No, ragazzi, sperate, un un buon gustai, un buon, buon gustai, Omi. secondo me luglio. Andiamo qua in IRL. Facciamo unirli insieme. Omi ti va? Va bene, va bene, facciamo unirli e poi andiamo. A... C'è un posto lì vicino, a Gabicce Mare. Che si mangia da dio. Ah, penso... quello era un night. Pensavo che volevi andare in un night. Ok, bene. No, 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 no. ok. Al pepe nero, <ride> no. Il pepe nero è a riccione. Ma da quello che ho capito, non esiste neanche più come locale. Enke, scusami, vai. Vado a prendere un attimo l'acqua. Mm? Prego, Enke. no Non mi ricordo sì. più cosa sto dicendo. Perfetto. Direi di fare un po' di silenzio per rilassarci. Un po'. Sì, un attimo, sì, no, un attimo, un attimino. Puoi cantarmi oh, con il, il cerbero su Discord. Figo Figo Ci... All... mm, Che no, cosa no. devi? Sissi, sì, sì, vediamo. Coca-Cola, Coca-Cola, ti ho sgamato, eh. te vuoi <ride> rimanere in linea? No, a me non mi frega un cazzo, in verità. No, perché ti vedo bella longinea, eh? allora. Ecco oh, perché. Per quanto piazza si piazza, piazza? Piazza. Sì, sì. Una è alta, Sissi? 1,72 aia, troppo alta per i miei gusti aia, 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 aia. non esiste aia. troppo alta esiste che il ragazzo forse è troppo basso vabbè qua il più alto è, è Omi da quello che ho capito io so più alto Patrizio, io no. so 1,95 no, io no. so 1,95 no no Diego non dire le cazzate è Omi il più 85. grande eh. io so 1,95 Patrizio ma quando mai? dai sì sì però, però capisci dai no, sto scherzando no 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 <ride> sì sì sei... sono lunghini se è alzato omi, sei alzato omi ah, non si vede più è così alto ma... che non si vede più omi, omi sono più alto io Patrizio guarda vero vedi Diego non si vedono più le dalle guarda spalle. che non mi si vede più no mi dai vieni qui che non ci crede che sono più alto io comunque Diego siamo i più bassi siamo io e te i più bassi ma non mi fa più ok oh. Eh, quanto sei alto, tu, Patrizio? Uguale a te. Eh, uguale. A te, alto. Eh, fidati di me, sei uguale a me. Di quanto sei alto? 1,83. metro Ah, cavolo, 1,80 io. Vabbè, comunque, eh. possiamo dire in modo simpatico e senza nessun secondo fine chi è stato il più. Il Quello migliore. con le risposte migliori per te. Il tuo ipotetico ragazzo ideale: devo dire, eh, nonostante non abbia mostrato il suo volto, ecco. che ora è in bagno perché non può sentire. Posso dire una cosa? Perché a me non mi hai conosciuto da ubriaco. Ah. Me posso... Io non posso dire la stessa cosa. Tutti? Eccomi, ecco. Ecco. che sei stato nominato prima classe, hai vinto. Ah, oh, grazie, bello. grazie. Ma non mi hai neanche face visto in volto. e Facciamo un face reveal. Ma eh, eh? questo è il punto. Che non facciamo un face fare... reveal. No, no ho, diciamo. vinto, ho vinto perché non mi sono fatto vedere. Secondo te, se faccio face reveal, ma sono mica un coglione. Scusami. No, no non, non è questo. No. Non... Penso l'opposto. Anzi, non, non ti sei dovuto neanche mostrare per essere abbastanza accattivante con delle tue risposte da convincere una persona. Stiamo sapere, Secondo me sono isolato. Non ho capito che stiamo delle... Dico, Dico, ringrazio e sono onorato. E io dicevo, possiamo sapere chi c'è al secondo posto? Tu sei l'ultimo. No, ah, sì, 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 ma che palle Sì, ma perché? Io speravo almeno un po' ah. podio? Secondo terzo, no, no, quarto. No, basta. Ho detto il primo. Direi che può bastare. Non vorrei che poi, magari. No. Eh. Brava, sì, sono d'accordo con te. Sei una signora perché in queste cose, l'ultimo non è mai ultimo, è ultimo per circostanza, magari, ma non perché è, è meno. Ma Patrizio più. non crede ne, il più e nell'ultimo quindi, è giusto. Io sarei stato l'ultimo, fidati di me, Diego, sarei stato l'ultimo questa volta. Io non, non mi esprimo perché. Oh, devo contatto. andare a togliere l'acqua bollente dalla pentola. Ma mio. come sta il ginocchio? Meglio, è a posto, bro, <ride> fixato. Andiamo bro. a vedere, la... facci poi vedere quanto ce n'era, è andato. No, ma longilinea come sempre. Top lungiligna, eh, dedica una canzone per la tua vittoria, no? Visto che fai il cantante. Ok. Aspetta che Sissi sta al telefono. Eh, ma credo che ci senta comunque. Eh, vabbè, fai un attimo. Fai mandare il messaggio vocale. Eh, ma passenger. Un attimo che mi è arrivato un messaggio vocale. Un attimo. ah non esiste niente oh, 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 ho, ho capito ah, la anche io l'ho capito adesso uh. ah vabbè niente niente, vabbè, vabbè, dai. ok continuiamo oh, Miche, non ho... no no stavo dicendo Hank vuole dedicare una canzone per la, la canzone. vittoria ma vuole sono stato costretto comunque va bene <ride> o face la reveal, o canzone, eh? o, face reveal o canzone o face reveal o canzone allora, no, no, canzone va benissimo. Questa sera qui in compagnia dei miei amici e c'è anche Patrizio. E c'è anche sì, sì, ho vinto, sì, ho vinto. La sua attenzione è un grande onore, ma soprattutto ho oh, battuto Patrizio, il playboy d'Italia. piace di questa canzone, la conosco. Il playboy d'Italia, questa sera è arrivato, non primo. Gracias, sí, sí.